Ciao a tutti, sono Valdor e oggi siamo su Overdrive, la leggenda dell'ultima strega arcimaga. Sì, ci ho messo un po' più di enfasi. Comunque, l'altra volta abbiamo... eravamo arrivati in modo strambo, i capelli colorati, robe strane, non netto overpower. Adesso, chissà cosa ci aspetterà oggi. Ed eccoci tornati finalmente su Overdrive. E qui assisteremo a un dialogo tra i due particolarmente noioso, anche se interessante. Intanto mi vedete pure. Ah, finito. Praticamente, forse è colpa di Francesco, perché siamo finiti nel suo gioco, probabilmente. Dici, ok, tutorial, salta. Vediamo, iniziamo questa sfida. Non fare slime. Pudine gusto puffo? No. Temibili slime. Certo, lo slime è un nemico temibile, ma lo è ancora di più la notte. Se sei nel tuo letto e hai una sensazione di paura, allora c'è lo slime che ti sta osservando. Lui si nutre di questa paura e quando ne è saturo salta addosso alla sua vittima, soffocandola. Super mega impatto, qua! Attacco! Poi ne va testa tipo. Non sa cos'è il livello, se è positivo, cosa ne mostri, eccetera. E anche scontrosa. Per me hanno costretto a fidanzarsi. Ma, ipotesi. Tombo 1. Equipaggiamento, ok, senza saltare. Non mi frego di tutorial. Equipaggio il bastone. Penso sia utile, perché quando sarà decrepita, sarà il bastone della tua vecchiaia. Ok. Magari vediamo cosa sono questi nemici scontrosi. Ah, c'è anche un lupo, fantastico. Vai con super mega impatto. Wow! Ancora io. Vabbè, lo faccio fuori con questo attacco. Ok. Quasi ci slime, adesso colpo di grazia. Vaffa. Colpo di grazia. Colpo di grazia! Colpo di grazia. Perfetto. Questo slime fa di tutto per essere invincibile. Adesso dovremmo magari continuare evitando questo, che non voglio fare un'altra battaglia. No, non provarci. Prendo una casa, c'è una un pozione un po' nonna. E andiamo nella prossima zona, dove c'è una persona che chiede aiuto. E questa voce mi è familiare. C'è qualcuno in difficoltà. Ma davvero? Se qualcuno dice aiuto, lo fa per divertimento, ovviamente. Uno scheletro? Un che? Scheletro? Io? No, guarda, sei una bambola, un pupazzo di pezza. Tipo... lupi che io voglio mangiare, ok. No, non è lui che fa battute ridicole. Non ho ancora visto il sottoscritto. Vabbè, censuriamo questa parte. Il lupo è un po' noioso, cesto, debole. E l'abbiamo fatto fuori. Ok, convinto te. Una pozione, un'altra, vabbè. È sempre utile. E poi c'è Francesco che fa riflessioni filosofiche sul gioco. È sempre così negli RPG. Ci sono scheletri viventi che camminano come nemici. E poi c'è Maria. Uno scheletro di nome Maria. Piacere. Purtroppo non è un incubo. Purtroppo c'è un'avventura davanti a voi.
hanno creato apposta al gioco. Se finisce adesso, cosa volete che sia? Non dovrebbe neanche essere sviluppato, no? Poi c'è Francesco. Credo sia l'unica persona simpatica dei protagonisti. Altri sono tutti: ti ammazzo, bastardo! Ti chiedo, antipatico, muori! Era meglio prima, è vero? Che facciamo qui? Magari andiamo a prendere un caffè, non so, il bar è dietro l'angolo, se volete. Beh, speriamo non ci siano altre persone in vicinanza. Passano già due ragazze che danno fastidio, grazie. Vabbè, dobbiamo andarci nel posto. La musichetta mi spiega cosa serve al cielo. Al cielo serve a scagliare frecce, basta. Adesso dobbiamo andare a sinistra, destra. Dove? Sinistra, destra. Proviamo a sinistra, vediamo se è giusto. Forse è la risposta giusta? No, parte sbagliata, vabbè. Almeno vediamo uno scrigno. Adesso andiamo dall'altra parte. E c'è il mio fastidioso, non voglio sfidarlo ovviamente, perché non voglio fare niente io. Ci sono due bauli, li prendiamo entrambi ovviamente. Due bauli con l'accento. Con la. No, invece sta il femminile. Come mi sta? Trascuriamo questa parte. Mi sa che mi tocca sfidarlo per passare. Aspetta, quindi con l'attacco io. Allora, con lei facciamo un bel impatto sul lupo. Con lui attacchiamo il lupo. Così, della combinazione dei due attacchi. Patatrapa. E il lupo va fuori. E con l'arciere facciamo lo slime. Ancora un personaggio potrà evitare che lo slime attacchi e vincere senza arciere danno. Ma non si può. No, lo facciamo come prima, eh. Muori, tu muori. Bravo. Così ti voglio. Soliti dialoghi amorevoli. Tralasciamo allora. È fatto fuori un altro. Oh, un safe point. Saliamo. E ora dobbiamo magari andare avanti. C'è un baule. Apriamolo. Quel tipo accanto a me è leggermente inquietante. Uno scudo. No, non puoi metterlo. Beh, ovvio, perché l'altro sono entrambe le braccia. Sì, anche perché lo voglio solo io. Adesso me lo equipaggio davanti ai tuoi occhi. Per sadicità. E smettila, stai incominciando a diventare inquietante. Ok. Adesso magari ignoriamo questo e possiamo dire qui. È chiuso. LOL. E questo mi sa che mi tocca sfidare. Certo, convinta. Bravo Francesco, è l'unico normale qui. No, scherzavo. Torniamo a noi. Allora adesso dobbiamo. Sembra che si sia nervosito per aver perso le chiavi di casa. Vabbè, noi lasciamolo stare, qui non c'è niente. Io dicevo, dobbiamo trovare un'uscita. Intanto prendo questo scrigno, continuo questi. Ecco la freccia velenosa. Un bel impatto e un attacco. Vabbè. E dopo averli sconfitti. No, finalmente dice qualcosa di normale. Adesso prendiamo questo scrigno, magari contiene una bomba devastatrice. No, un vital frutto. Dai, ci siamo vicini. È tipo un Phoenix Down dei Final Fantasy. E qui non c'è niente. E preferisco evitare questo per non fare inutili battaglie. Aspetta.
aspettiamo il momento giusto. No, no. Adesso. Però sei ancora alto, scusa, eh. Vai, dai, dai, dai. Perfetto. Sì, ma io non lo condivido questo. È fuori un altro. Altra zona e... ci sono delle barriere sferiche. Prova a attraversarle. Ok, senza indugi. E siamo finalmente usciti dalla Thunder Arcidemone, anzi, dalla foresta. Devo dirigermi est, ok. Beh, credo che per oggi può bastare. Vediamo se si può salvare. Sì, dai. Salvataggio in corso. Ho salvato i dati. Quindi questa puntata di Overdrive. Ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale. E tutte le altre cose con banali tipo in più. Beh, quello non mi dico perché ormai è, cioè, fastidioso sentire uno dire uno che dice mi piace, eccetera. Iscrivetevi, sentite, fate quello che vi pare, ok? Ciao!